Buongiorno, Patrizia Simonetti, Spettacolo Mania, Voci.fm. Io avrei una domanda per Emanuela Ionica. Ciao, come stai? Allora, grazie. Ti conosciamo soprattutto come doppiatrice, sì. e la cosa di cui abbiamo già parlato tempo fa quando ci siamo incontrate è che stranamente tu sei rumena, però fai la doppiatrice italiana di grandissime attrici, Zendaya per dirne una. Ecco. Allora, volevo sapere questa tua esperienza invece come attrice, se è una delle tue prime esperienze. Io è la prima volta, sono sincera, che ti vedo in un film, e quindi com'è successo e come ti sei trovata a, diciamo, lavorare anche con il corpo oltre che con la voce, e soprattutto se questo gioco con il nome, insomma, è un nome rumeno, non è un nome rumeno, è un po' riferito appunto al tuo ruolo di doppiatrice, al fatto che tu arrivi veramente da lì. Grazie. Un attimo, me le devo ricordare. Se vuoi te ne faccio una per volta, insomma. È il mio primo film. Ok. Avevo fatto la pubblicità di Ida prima, e quella è stata la mia prima vera esperienza fisica, quindi questa è assolutamente la mia prima esperienza su set. Complimenti. Su set cinematografico. E la seconda era? Se il nome in realtà me lo sono ritrovato sul copione, e effettivamente ho detto sì, Olga è un nome anche per me, noi in realtà. Poi come è andata, insomma, questa esperienza d'attrice, se hai voglia di continuare parallelamente, immagino, spero, sì, insomma, la tua professione di doppiatrice. No, il doppiaggio è stato un caso. Io volevo fare l'attrice e la cantante, anzi non è che lo volevo fare, per me io sarò questo e non c'è. E trippa per gatti, poi casualmente mia mamma ha trovato l'annuncio di un corso di doppiaggio in metro. E io pensavo che gli attori girassero le scene in più lingue, e io, essendo bilingue, ero pronta a fare questo. E poi, insomma, in realtà ero una persona molto introversa, molto timida, molto osservatrice, ed è per questo che volevo fare l'attrice, perché mi piaceva capire come è fatto l'animo umano e replicarlo. È stato veramente un enorme caso. In quella stanza buia riuscivo a insultare, arrabbiarmi potentemente. Avevo 9 anni, mi chiamavano il carro armato Ionica. Perché sì, in quel caso riuscivo a essere cruda, violenta, forte, e come nella vita davanti alle persone non riuscivo. E ho fatto un grosso lavoro su me stessa, in realtà, per riuscire ad accettarmi fisicamente, perché ho subito un po' di bullismo da piccola, quindi fisicamente mi sono sempre sentita non adeguata a essere vista, e quindi no, questa prima esperienza è stata un'enorme per me esperienza, e ringrazio Alessandro per avermi scelto, perché uno è stato un po' una sfida con me stessa, e anche per Ale, che mi ha dovuto spronare ad andare in bicicletta in un modo migliore rispetto a quello, perché effettivamente nella mia vita non sono andata molto spesso in bicicletta, quindi credevo di farcela, ma è stato più difficile di quello che pensassi. E nulla, no, però per il resto è stata un'esperienza bellissima. E il primo giorno in cui sono arrivata sul set e ho fatto la prima scena, ho detto, ho pensato e sentito, ok, ora ho capito perché volevo farlo. E quindi sì, in realtà è questo quello che voglio fare per tutta la vita. Quello è un qualcosa che continuo a fare e lo faccio, è il mio, diciamo, mestiere che ho imparato fin da piccolina e mi ha fatto crescere, mi sta facendo crescere, e in realtà adesso lo faccio con una consapevolezza diversa, sapendo anche che ho un corpo e non solo un cuore, e una voce che esce di conseguenza al cuore. E nulla, questo è un po' quanto. Grazie mille. Grazie a lei, a voi.